Bene ragazzi, bentornati in questo nuovo video di fine settimana, video di aggiornamento e anche di analisi di quelle che sono state le news più importanti e più impattanti che sul mercato delle cripto in generale hanno influenzato questa settimana, ma soprattutto gli ultimi giorni, perché ci sono due notizie che secondo me sono molto rilevanti da prendere in considerazione. La prima è uscita da pochissimo sul caso Tornado Cash, ragazzi, quindi il mixer di smart contract Ethereum eccetera, che è stato bloccato in pratica dalla regolamentazione degli Stati Uniti, ma proprio in questi ultimi minuti è uscita anche la notizia che addirittura autorità irlandesi sarebbero in addirittura d'arrivo con la questione dell'arresto di un sviluppatore presunto di Tornado Cash. Bisognerà un pochettino cercare di comprendere e approfondire questa notizia per capire diciamo meglio, visto che è appena uscita, che cosa potrà significare. Poi c'è una notizia molto bella, invece un dato molto significativo su una questione legata ai future di Ethereum, che si chiama backwardation, ragazzi, ed è una cosa che si verifica raramente perché è stata un'inversione della backwardation, che si verifica soltanto in alcune situazioni particolari. Sembrerebbe infatti che il mercato stia scommettendo, creando un effetto eggiato su Ethereum per prendere il cosiddetto premio del fork, qualora dovesse avvenire questo fork di Ethereum, che sembrerebbe essere praticamente inutile, ragazzi. E dalla backwardation si potrebbe anche calcolare teoricamente quanto è il valore eventuale di questo ETHV, quindi il fork che dovrebbe avvenire. Allora, parliamo anche di queste cose, poi vi faccio vedere anche un commento di Arthur Hayes su questo backwardation, perché proprio lui la pensa diversa dal mercato, e un po' delle chicche su dove può andare Ethereum, dove potrà sistemarsi questa storia, ce le dà anche il benamato Arthur Hayes, che ha beccato insomma quest'anno alla grande, diciamo, l'atteggiamento del mercato delle criptovalute, soprattutto nell'ambito del crash. Va bene, bene ragazzi, allora andiamo subito a vedere questa che è la notizia, invece il mio commento legato alla questione di Tornado Cash. Ragazzi, la batosta delle regolamentazioni che pesano sui mercati, intanto su Bitcoin innanzitutto, adesso sembrano agire anche sulla questione smart contract. Ci riusciranno a controllare quello che è successo in pratica, che è stato bloccato il Tornado Cash, perché il Tornado Cash, ragazzi, è un mixer dove si poteva fare in modo che insomma alcuni smart contract venissero scambiati tra i vari wallet eccetera, per dirla in maniera molto molto semplice, andassero diciamo spostati, ecco, su un altro wallet senza avere la traccia dello spostamento, e quindi a un certo punto è come se questi fondi venissero nascosti dalla privacy. Quindi noi sappiamo, ragazzi, che la blockchain è anonima, sì, però il wallet dove sono presenti i fondi no, e quindi se noi abbiamo per esempio l'indirizzo di un wallet e conosciamo anche il possessore di quel wallet, teoricamente sappiamo anche quanto deposito c'è su quel wallet lì. Attraverso questi servizi di mixer era possibile spostare questi fondi e inserirli su un altro wallet, per esempio sempre di Hash20, quindi di Ethereum, senza che il dato del passaggio fosse poi salvato, e quindi a un certo punto scomparivano nel nulla. Questo era il servizio di Tornado Cash, un po' una copertura della privacy, un po' giusto, un po' sbagliato. Qui, ragazzi, c'è da dire che noi che siamo sulla strada della cripto, sulla strada della decentralizzazione e soprattutto della privacy, la privacy è sicuramente un diritto sacrosanto, e questo tentativo costante e continuo di limitare questo tipo di atteggiamenti, immaginando che la cosa sia dovuta a un bene superiore, è sempre, no, un po' opinabile, ragazzi. Allora, su queste cose fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate, siete d'accordo alla regolamentazione, perché da un lato la regolamentazione protegge anche magari dalle illegalità con le quali venivano usati questi strumenti, magari per riciclaggio o altro, però dall'altro canto, ragazzi, poi si va a privare invece persone normali che magari avevano questi Ethereum o altro e volevano semplicemente non restare più visibili magari a chi sapeva il loro wallet eccetera, e allora sì, diciamo, priva anche queste persone del loro diritto sacrosanto alla privacy, alla libertà di sapere ognuno i propri fatti e basta, in questo mondo fatto così. Allora, questa cosa è interessante, è un po' di natura etica, ma la cosa grave grave invece è questa notizia che è uscita proprio in queste ultime ore, cioè il fatto che
Sembrerebbe addirittura che ci sia una authority olandese che stia cercando di arrestare questo programmatore. Allora, che c'entrano i programmatori in una cosa del genere? Perché la creazione magari di un servizio, ragazzi, farlo addirittura diventare come un reato, diventa un po' veramente una caccia alle streghe. La caccia alle streghe è iniziata nel settore delle criptovalute, l'abbiamo visto già su Bitcoin agire in maniera importante, ne abbiamo parlato in questi mesi, ragazzi, del cambio radicale della struttura degli States, quindi gli Stati Uniti americani, relativa alle criptovalute, proprio con il cambio presidenziale. Quello che è successo è palese, quindi c'è stato proprio un atteggiamento di notevole aggressione della libertà presente nel sistema delle criptovalute, e questo su Tornado Cash ulteriore conferma che in pratica le regolamentazioni, i fulmini delle regolamentazioni, il tornado per l'estate interna della regolamentazione sta arrivando nel mercato delle criptovalute e impatta. Quello che due o tre anni fa ne parlavamo, avete visto quanto tempo ci è voluto, ma alla fine sta impattando. Io penso che da un punto di vista di sfida per il mercato delle cripto, anche questa sia una sfida da affrontare con la classica antifragilità del settore delle cripto, e devono dimostrare di saper starci dentro, ragazzi. Però devo essere sincero, insomma, si stava meglio quando si stava peggio, come si suol dire, quando magari un po' non eravamo sotto nell'occhio del ciclone, così in vista, eccetera. Allora, questa questione invece dell'arresto del programmatore va approfondita, ragazzi, perché l'ho letta poco fa, quindi non voglio dire strombellerie che poi alla fine non si vedono giuste, magari perché semplicemente ho letto un articolo, quindi voglio approfondirla nei prossimi giorni. Ma se così fosse confermata tutta quella notizia come è oggi, un giorno buio, scrivere codice coincide con la libertà di parola, gli sviluppatori non sono responsabili di come gli altri utilizzano il codice open source. Secondo me questo è un sacrosanto diritto, il diritto alla creatività, il diritto a dare al mondo, diciamo, la possibilità di avere delle innovazioni. Allora, a questo punto, se arrestiamo un programmatore che sviluppa su Tornado Cash un protocollo perché gli è venuto in mente di fare questa cosa, allora arrestiamo tutti i produttori di armi perché sono assolutamente complici di un eventuale omicidio. Questo è il concetto che c'è dietro questo atteggiamento. Io non lo condivido, ovviamente, ragazzi, perché sono per la libertà. Poi è giusto invece andare a punire chi fa un uso illegale di una tecnologia, appunto, come sempre anche le armi o quel che siano, eccetera. Allora, questo è un discorso che andrebbe rivisto. Qui c'è una caccia alle streghe. Se questa notizia venisse confermata e non ha un altro fondamento, che magari il programmatore magari ha commesso un illecito, allora adesso sto uscendo fuori che è perché ha programmato il protocollo, invece no, magari poi ha commesso un illecito. Se invece questa notizia è solo perché il programmatore si è permesso di scrivere un codice del genere, è di una gravità impressionante e andrà assolutamente presa in considerazione molto bene. Però ne evitiamo, appunto, di insomma fare gossip esagitati che poi magari non vengono confermati perché semplicemente magari il programmatore in questione aveva altro dietro le spalle. Va bene, allora, detto questa, la caccia alle streghe, la regolamentazione delle cripto, il prossimo step da affrontare è proprio questo, secondo me, la guida di questo attuale bear market. Riuscirà Bitcoin ad affrontarlo, riuscirà Ethereum stesso dopo il merge ad affrontare tutto questo? Secondo me per Ethereum è un po' più semplice, però attenzione, ragazzi, perché l'anonimato, la privacy, la decentralizzazione si vanno a scontrare con la realtà vera degli sistemi, i maxi mostri economici che governano il nostro mondo da 100 anni e passa. Ce le fanno passare, non ce le fanno passare, e qui saltano i nodi al pettine. Ognuno la propria opinione, ragazzi, scrivete, commentiamo, vediamo che cosa esce fuori. Backwardation, che cos'è? Allora, questa è l'altra notizia invece molto rilevante. Negli ultimi giorni avevo notato anche io questa cosa: i future di Ethereum a scadenza, soprattutto i trimestrali, quindi quelli a scadenza più di trimestri, a dicembre, hanno un prezzo inferiore ad Ethereum spot. Cioè, in pratica, si è andata a innescare quello che è il concetto della backwardation. Il future ha un prezzo a scadenza inferiore al mercato spot. Vi faccio vedere quello che è l'atteggiamento proprio su FTX, ragazzi. Vi metto anche la definizione. Vedete, qui vi spiega anche la definizione di backwardation, no?
come sapete, nei mercati di analisi, soprattutto nelle commodity, ed è una è proprio, ragazzi, una situazione, vedete, che dove il prezzo è in contanti del bene spot, quindi quello che si compra subito, è superiore a quello dei contratti future. È come se io volessi pagare la stessa merce di più perché la compro subito rispetto ad aspettare e comprarla a scadenza. In pratica sto pagando di più ora una merce che costerà di meno domani. Questa cosa non è una buona cosa, perché prelude sostanzialmente quasi sempre a un atteggiamento di crollo, diciamo, del mercato e di squilibrio del mercato. Tanto è vero che, ragazzi, tra le altre cose vi faccio vedere anche questo articolo, ne parla anche con Telegraph, proprio perché c'è stato questo evento, il premio dei futuro di Ether. Dall'1 di agosto, vedete, è andato in backwardation. Questa è una cosa veramente stranissima, vedete, in questa zona qua. Di solito sono o coincidenti, ed è qui, o coincidenti, quindi il future di FTX è quello viola, lo spot di Binance è quello verde. A un certo punto il future è salito, vedete, sopra, quindi ha in pratica, scusate, il contrario, lo spot è quello viola, è salito sopra ed ha una spread superiore. Vi faccio vedere invece proprio sul contratto, che è più facile vederlo, ragazzi. Allora, ETH dicembre 2022 future Ethereum future price, che è ha un prezzo di 1.869. Se io invece vado a mettere il perpetual, che poi è più o meno lo spot, è 1.898. Quindi guardate la differenza, è di circa $30, quindi più o meno il 2% rispetto allo spot. Che cos'è questa cosa? Allora, in pratica nell'ambito ci sono diverse teorie, ecco, da questo punto di vista, ragazzi, perché per esempio c'è un tweet di Arthur Hayes che indica che in pratica questa struttura di backwardation sul future di Ethereum prelude a un rialzo dopo il merge, perché lui dice che c'è una speculazione in atto e gli operatori hanno in pratica, secondo lui, shortato i future e comprato lo spot, oppure il contrario. Però non sta molto in piedi in questo caso la teoria di Arthur Hayes, devo essere sincero. L'ho letta tutta questa mattina perché cercavo di capire che cosa volesse dire, perché in realtà è il contrario, ragazzi. Io però questa discussione vi invito comunque ad andarla a leggere, perché fa sempre parte un po' della, insomma, delle informazioni che sia giusto dare, perché in realtà lui dice che c'è stato praticamente nel mercato, alcuni di questi hanno praticamente comprato lo spot, ragazzi, sono andati il future, sono andati short sullo spot, vedete come indica qua per esempio in questa slide qui. Quindi market makers are long future and must short sell spot to hedge themselves. In pratica è come se avessero, ragazzi, hedgeato la stessa posizione entrando long sui future e shortando lo spot per riequilibrare questa backwardation, che in realtà è praticamente un premio a scadenza sicuro, perché se io vado adesso in questo momento a comprare il future a scadenza, ragazzi, e vado a shortarmi lo spot, in pratica sto compensando. Intanto lo spot non è facile da shortare, perché non tutti lo sanno, lo permettono, quindi solo alcuni exchange ci permettono di fare questa cosa in margine. Poi c'è comunque il discorso del funding da pagare, e non mi è piaciuta questa idea, perché in realtà l'idea principale secondo me è quella che riporta invece molto meglio Cointelegraph, perché indica che si sta compensando il rischio di legato alla questione del fork, perché in teoria il future è senza il fork. Quindi se io vado a prendere lo spot vale di più in questo momento di Ethereum, perché è comprensivo teoricamente del fork che potrebbe avvenire al momento del merge, e il future no. Quindi il future mi vale di meno, perché sul mercato, ragazzi, il fork di Ethereum mi permette magari di avere ETHW, quindi W, e quella ETHW ha un valore perché mi forkano quella moneta, io poi la vado a vendere. Perciò possedere in questo momento Ethereum spot vale di più che possederlo in future.
Quindi la teoria principale, secondo me, è più questa. Quindi Arthur Hayes invece tira fuori un discorso molto ingarbugliato, andatevele a leggere, e dice che poi, quando invertirà dopo il merge, la posizione sarà un'ulteriore benzina per la risalita di Ethereum. Mentre in teoria, la teoria classica dei mercati, per l'equilibrio dei mercati, questo backwardation che c'è tra Ethereum e spot e future è solo ed esclusivamente dovuto al premio aggiunto di un eventuale fork, che in questo momento il mercato sta prezzando esattamente a $30. Quindi, se noi dovessimo andare a dire quanto varrà l'ETHV eventualmente, il mercato lo prezza $30, perché vedete il future a scadenza dicembre sta a 18,67 e quello perpetuo, quindi lo spot, in pratica, se volete lo vediamo anche qui sullo spot, sta a 1,896, quindi $30 teoricamente. Quindi io compro spot, ottengo ETHV con il fork che vale $30 e ho il prezzo del future, ovvero di Ethereum, scorporato dai $30 più i $30. Quindi se io prendo, diciamo, il future, in pratica, ragazzi, che non mi dà diritto al fork, lo devo pagare di meno, cioè lo pago di meno perché non c'è dentro il fork. Quindi se così fosse, io sposo un po', questa volta sono un po' contro Arthur Hayes, sposo un po' questa view. Allora, questa è un po' macchinosa la cosa, un po' complicata, però in sostanza, ragazzi, è un evento interessante anche da andare a ragionare, proprio perché i mercati, vedete quante indicazioni danno nei prezzi, nell'andamento dei prezzi, quante indicazioni ci danno anche sugli eventi che nel settore delle cripto si vanno a verificare. Quindi quanto varrà un eventuale fork, se insomma sarà fatto, a prescindere che il fork, ragazzi, non è in questo momento, per esempio, appoggiato da Chainlink, dagli oracoli, quindi in pratica non servirà a niente questo fork, quindi il mercato stesso lo sta apprezzando $30 rispetto a 1890, quindi ovviamente non vale niente, vale pochissimo, il 2% circa. Questa cosa qui è molto rilevante, ma è anche molto bello per andare a comprendere queste questioni qui. Vabbè, Bitcoin invece e Nasdaq sono su una super resistenza, Bitcoin non ce la fa, ma attenzione perché i prossimi giorni potrebbero essere rilevanti, in quanto Bitcoin sta andando a chiudere un ciclo settimanale in questi giorni, oggi, domani, e se riesce a farlo bene senza crollare tantissimo, sul successivo ciclo settimanale, perché no, mi aspetto la possibilità anche di un breakout a rialzo. Se non dovesse farlo in quel ciclo lì, le questioni vanno riviste, perché poi andiamo in chiusura del ciclo mensile verso agosto, ragazzi, quindi dobbiamo un po' ragionare, ma di questo ne parliamo lunedì prossimo. Va bene, per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!